tiene disponibile pubblicamente. Sì, no, io voglio una conferma da voi, dato che state registrando, e la sto registrando anch'io, che AstraZeneca non ha praticamente sperimentato se è cancerogeno o tossico questo vaccino. Dunque, no? Quanto è scritto? No, quanto è scritto, quanto è scritto, quindi non ho capito, sì o no, è stato sperimentato o non è stato sperimentato? Se è scritto in bugiardina è così. Cioè, cosa? Non ho capito, cioè, ho chiamato perché non ho capito, è stato sperimentato. Dunque, sì o no? Quanto è scritto è, appunto, non sono stati effettuati studi di genotossicità e di cancerogenicità. Che significa che non è stato sperimentato se può essere cancerogeno o se è tossico? Significa questo? Come hai detto, come è scritto qua, appunto, non sono stati effettuati studi in merito. Quindi significa che non è stato sperimentato sul se può portare malattie. Se può portare il cancro o altre cose tossiche, cioè altre, se può essere tossico fondamentalmente, se sto prendendo il veleno perché non è stato sperimentato, quindi non lo so, questo vuol dire, no? Dunque, usando le sue parole, appunto, se, usando quella parafrasi, sì, comunque è scritto qua, appunto, non sono stati effettuati studi in merito. Perfetto, quindi l'AstraZeneca, lei è un commerciale, cioè io sto telefonando ad AstraZeneca, al punto di riferimento in Italia di AstraZeneca, mi sta confermando AstraZeneca che può essere il vaccino su Covid, questo che hanno messo in circolazione e che subdolatamente hanno reso obbligatorio, può essere tossico e nocivo per la salute umana. No, non è no, stato... assolutamente. No, non assolutamente non confermo quanto lei detto. Come è scritto qua, ripeto, leggo tutta la parte, non sono stati effettuati studi di genotossicità né di cancerogenicità. Non si prevede che i componenti del vaccino abbiano un potenziale genotossico. No, allora so leggere, se l'ho chiamata perché gliel'ho letto io, non me lo deve leggere lei. Ma certo. Io voglio capire, l'ho chiamata per capire, non per leggere, per capire se non è stato, non sono stati effettuati studi sul fatto che sia cancerogeno o tossico, vuol dire che potrebbe, non dico che è, che potrebbe essere tossico e cancerogeno. Non posso commentare il merito. Mi deve spiegare lei, non deve leggere, mi deve spiegare con sue parole. Cosa significa questo? Purtroppo io posso soltanto leggere quanto è scritto. Se lei ha ulteriori domande riguardo a questa questione o comunque a quanto possa essere tossico o cancerogeno un vaccino in generale, lei può chiedere al suo medico, e se il suo medico ha ulteriori domande può chiamarci. No, scusi, il medico mi ha detto che è sotto mia responsabilità perché devo firmare io, quindi il medico non si assume nessuna responsabilità, perché se faccio il vaccino devo firmare io, non il medico. Quindi sono io che mi devo informare, ok? E io mi sto informando presso la vostra sede, perché siete voi, non è che è qualcun altro, e sto chiedendo se io prendo questo farmaco, dato che sul foglietto illustrativo non leggo le reazioni, non sono scritte perché non sono stati effettuati, questo o quello che è scritto, non è stato effettuato studio sulla tossicità e sul fatto che possa portare un cancro o un tumore da qualche parte. Dunque, quindi questo significa... Mi scusi, lei prima ha parlato di genotossicità e poi cancerogenicità. E questo c'è scritto. Cioè, tossicità, poi sotto nel paragrafo inferiore c'è tossicità della riproduzione. No, della riproduzione, della riproduzione è un'altra cosa, sto parlando della tossicità del farmaco, di questo farmaco, e lì è scritto a quel punto che non sono stati effettuati studi in tal senso, quindi le sto chiedendo, se non sono stati effettuati studi, potrebbe, dato che non c'è scritto una reazione avversa su queste cose perché non sono effettuati studi, potrebbe essere cancerogeno, potrebbe essere tossico, potrebbe, non ho detto che, perché non ci sono studi, quindi non è assicurato. Capisco,
Non deve commentarmi, mi deve spiegare questo, voglio capire questo. Se mi devo informare, per legge lei mi deve informare, dato che io l'ho chiamata per essere informata, perché di leggere so leggere, ma voglio essere informata il perché su questo. Mi sto informando e lei mi deve dare le risposte, non è che può non darmele, perché sennò io posso, sulla base di quello che è la legge, posso, e lo sto registrando, posso querelarla, posso fare un esposto. Perché lei non mi sta dando informazioni, perché lei non mi sta dando informazioni nel merito. Il medico curante non è tenuto, perché il medico curante ha detto è sotto sua responsabilità. Io ne so quanto lei sulla base di quello che c'è scritto su Bustardino. Mi ha risposto così il medico curante, perché giustamente dice io non sono esperto in materia, sono un medico generico, ma anche l'allergologo, anche chi dice più di questo, di quello che c'è scritto noi non sappiamo. Deve chiedere alla casa farmaceutica. Sto chiamando la casa farmaceutica, dato che poi... Cioè, non è responsabilità del medico, come le ripeto, è mia la responsabilità, quindi sono io che mi devo informare. Voglio sapere se effettivamente potrebbe essere tossico. Dunque, la risposta che le posso dare si limita esclusivamente a quanto è scritto nel Bugiardini, non posso oltrepassare quanto è scritto lì. L'informazione è qui, non si prevede che i componenti del vaccino abbiano un potenziale genotossico. Dunque, gli ingredienti sono tutti qua, sono elencati al di sotto, ok? Quindi lei sa cosa sta eventualmente assumendo, ok? E appunto quello che posso limitarmi a dire è che non sono stati effettuati studi, non posso dire altre cose. Quindi potrebbe essere tossico o cancerogeno. Conclusione questa. C'è la sua conclusione? No, mi dica se la conclusione della casa farmaceutica, io non sto... voi avete scritto non così, posso, non l'ho scritto io. Non posso confermare la sua conclusione, non posso dire altro se non che non sono stati effettuati studi. Va bene. Perfetto, registrato, porterò ai carabinieri questa registrazione, vediamo se è valida per il fatto del vaccino, che non sono stati effettuati studi, quindi potrebbe essere cancerogeno fondamentalmente, potrebbe essere tossico fondamentalmente. Dunque, se lei ha ulteriori preoccupazioni o domande riguardo al vaccino, appunto chieda al medico. Se il medico no, non il medico lo sa, me lo risponde, mi scusi, la prego, mi faccia finire. Se il medico ha bisogno di chiarificazioni da parte nostra, noi possiamo fornire ulteriori informazioni specialistiche al medico. No, il medico non è tenuto, siamo noi che siamo tenuti ad informarci. Il medico non è tenuto, ma lei può chiederlo come favore. Non devo chiedere favori. Perché quando si va davanti alla legge non ci sono favori che tengono, punto. Chi si deve informare sono io, perché firmo io, punto. Il medico non ha nessuna responsabilità in merito, ha capito? Quindi non c'entra nulla il medico. Voi mettevatela sotto responsabilità del medico, allora era il medico che doveva venirsi a informare, ma dato che sotto responsabilità avete messo il cittadino che si deve informare. Va bene, grazie mille, salve.